collaborazione internazionale della Fondazione Stelline viene confermata dall'esposizione Naturales Questiones che abbiamo ospitato qui in Fondazione, che è molto importante per noi perché indaga sui temi della sostenibilità, della natura fragile, di questo rapporto con l'ambiente che è sempre più complicato. È una mostra che abbiamo realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e il Museo di Storia Naturale. E siamo molto contenti e onorati di averla potuta ospitare in Fondazione Stelline. Naturales Questiones è una mostra che unisce arte e approccio scientifico per indagare i fenomeni naturali, la fragilità della natura e anche una biodiversità sempre più minacciata dal cambiamento climatico, anche dalle azioni dell'uomo. Caterina Vanishing Khardoum studia infatti scienze e matematiche per poi completare la sua formazione a Londra alla Royal College of Art in un master di pittura. Da sempre quindi arte e scienza sono le due chiavi con cui legge la natura. The worlds of art and science have kind of always interconnected, intertwined in my life and in my art. Having been born in Dubrovnik to a mother who is a scientist and going to a school, I went to a high school for mathematics and science and was possibly expected to study science, although I ended up studying art in London. The science kind of came back to my life from the back door, I could say. So basically, when I moved to London and studied there for 6 years, the Royal College of Art, where I studied, was in the very vicinity of the Science Museum and the Natural History Museum, where I used to love to spend my time and to do research. And nature has kind of always been at the core of my research, even from my student years. Always fascinated me. I was always quite experimental in my approach to painting. I love large-scale paper, so I used in the past graphite in combination with resin, or liquid graphite later on also on paper. These are all techniques that require very great concentration because you need to work very fast as the medium, mixing medium, which is water or resin, dries very fast. Industrial webbing as an applicator for or a stencil for graphite powder, which is interesting because the finished image looks like a natural graphical experience or forest or something, but it's actually created by something which is used as in industry. It's a man-made material. Recently I turned back to oil on canvas. But again, I did a very different thing to my paper works. I slowed down and did, for example, 6 paintings in a 2-year period, allowing me to work in layers and applying texture in different ways. And so, in the end, I need nature as a starting point. It was always at the core of my interest. But what basically interests me in the end is painting as such, is painting medium, is creating something which is convincing as an image. Even if it turns almost into an abstract image, it can still be a convincing space. Lei sperimenta tecniche e materiali sempre su grande formato, come le monumentali tele a olio della serie The Same Sky che troviamo alla Fondazione Stelline, in cui sperimenta proprio il potenziale tattile della pittura e creando queste superfici in cui avvicina la superficie alla struttura dei massicci in pietra. Queste sono opere che Caterina crea dopo questo terremoto che sconvolge la Croazia e Zagabria durante il primo lockdown a marzo del 2020, il cui epicentro era stato poi individuato a 9 km di profondità. Ci racconta quindi la potenza, ma nello stesso tempo la fragilità delle montagne, pur nella loro maestosità. Troviamo anche sempre alla Fondazione Stelline, ma poi anche al Museo di Storia Naturale, queste grandi carte in cui disegna, ma non solo disegna, fa quasi un atto performativo con il carboncino. Sono questi
paesaggi non solo di montagne, ma sono anche i paesaggi che raccontano i diorami nascosti nei depositi del Museo di Dubrovnik, il Museo di Storia Naturale in cui lei lavora nella sezione didattica, e che cristallizzano proprio la natura di questi uccelli tassidermizzati. Ma è anche la serie, sempre Still Landscape, che racconta invece il profilo delle montagne della sua città natale. La stillness è quindi forse la qualità contemplativa del silenzio e della quiete che Caterina ci invita ad usare per questo viaggio di consapevolezza gentile verso il rispetto dell'ambiente.